la dedica che vorremmo poi sapere per chi là dietro. Il suo gruppo Lucio Gigliotti è stato cresciuto all'Atletica dai fratelli Benati, che sono i veri grandi volontari della Corradini Excelsior di Rubiera. La sua società era stato in un gruppo sportivo militare quando ha fatto la leva e poi ha preferito fare il ragioniere a tempo parziale per la società che sponsorizzava e sponsorizza ancora la sua squadra atletica, ma poi l'atletica a tempo pieno per questo formidabile biondino. Lucio Gigliotti, hai avuto modo e tempo di commuoverti o era troppo scontata la vittoria? Sei il coordinatore della maratona italiana. Ah, ecco, tra poco sentiremo Lucio Gigliotti al telefono, il coordinatore della maratona italiana e allenatore personale di Stefano. Qui Zarabani, la torinese nata a Mogadiscio, mamma somala, papà livornese. Da piccolini, quando lei e i fratelli erano piccolini, sono venuti in Italia per andare ad abitare a Giaveno. Qui Salvatore Bettiol e Bruna Genovese, lui quarto ai campionati d'Europa del 90, quinto nel 92 alla maratona di Barcellona dei Giochi Olimpici, lei quinta ieri. Zarabani, dicevo, che con la famiglia è arrivata in Italia quando i figli erano piccolini, proprio per la guerra civile della Somalia, si sono sistemati a Giaveno, vicino Torino. Qui erano 6 secondi su Victor Rötlin, tenace, molto bravo Victor, questo atleta che tra l'altro parla un po' di italiano. È anche un suggerimento ad Elisabetta Caporale, il più irriducibile degli avversari di Stefano Baldini, perché è stato molto bravo, anche un po' gigione e istrione, come lo è quando fa sul serio Giuseppe Gibilisco a Castelbuono, dicevo, l'ultima gara di preparazione in Sicilia, quando ha salutato in italiano tutto il pubblico. Saranno state 15-20 mila persone per le strade del piccolo centro delle Madonie. E qui la conclusione per tutti. Ricordavo in precedenza l'arrivo anche di una persona di 51 anni, è arrivato a Iele Setegne, come si chiama adesso la grafia ufficiale, Haile Satajin, origini etiopiche, l'israeliano, a 2 ore 17.04, 18esimo. E sono 34, vedete, gli atleti arrivati dei 54 che hanno preso il via, ancora qualcuno in pista. Certamente una giornata storica per l'Italia atletica, l'Italia sportiva. Questo Stefano Baldini da 15 anni ci ha abituato a tutto. Quando è il frutto della volontà, della capacità, della capacità, dell'intelligenza, passare via via attraverso gradi inferiori, lui uomo da 10.000 metri, è stato finalista anche 10.000 ai campionati mondiali e poi ha scelto tutto sulla maratona. In una giornata che adesso diventa veramente fredda, piovosa, vedete, il pubblico cerca di ripararsi, salto con l'asta in situazione difficile, siamo ancora fermi a 5.60, inizierà il lancio del giavellotto su una pedana scivolosa. Veramente questa pioggia mette un po' in difficoltà i risultati, che peraltro sono stati buoni in questi campionati e ancora buoni per gli italiani, sull'entusiasmo di Andrew Howe nel salto in lungo. Che tifo Svezia qui intanto, sembra tutto in maglietta, eh? Sì. Siamo maniche corte, la temperatura si è abbassata, siamo intorno ai 15-16 gradi, questa è l'impressione. Ma insomma, tanta Svezia, ma un oro olimpico, io questo te lo chiedo, ti chiedo tutto quello che viene dopo l'oro olimpico, che cos'è? Ma io avevo da fare ancora qualche lavoretto dopo Atene. L'anno scorso è andata molto male perché non sono riuscito ad arrivare al meglio ai campionati mondiali e chiaro che l'anno dopo le Olimpiadi è stato un anno strano, pieno di fatiche, non solo sportive, questo mi ha tolto energie sicuramente. Quest'anno è andato tutto molto meglio e quindi sono riuscito a prepararmi veramente bene per questa gara, che è stata davvero difficile perché tutti ci hanno provato dal primo metro, appena hanno visto gli spagnoli che non erano nelle prime posizioni, già dentro allo stadio mi hanno attaccato, e però sono stato direi perfetto nell'essere freddo, nello stare al mio posto, aspettare il momento giusto, combattere i crampi quando ci sono stati e corso con grande intelligenza. Beh, ma oggi, guardando anche la gara di ieri, era assolutamente necessario. Chi ha corso con più intelligenza, come me, come lo svizzero, che è stato bravissimo, e siamo arrivati in fondo davanti. Ti devo interrompere un secondo perché c'è un omaggio da parte della regia. Nazareno Balani e tutta la sua squadra hanno preparato questo.
caso di dirlo dopo Atene, Steph? Ma vincere è bello, rivincere è ancora più bello. Io oggi sono felice come Atene, perché c'è una maratona, la corri due volte all'anno, quindi quando tu riesci ad arrivare e a riuscire in quei due giorni, vuol dire che hai fatto le cose per bene, vuol dire che sei capace di arrivare ai grandi appuntamenti in condizione. E oggi era assolutamente necessario sia per me che per la nostra nazionale, che ha brillato a fasi alterne. C'è bisogno di grandi risultati e oggi sentivo anche questa responsabilità e me la sono presa tutta molto volentieri. Ecco, hai anticipato quel che io ti volevo chiedere: quanto eri nervoso ieri sera? Perché comunque molte volte ormai sarai anche abbastanza abituato, ma cioè, ci sono delle aspettative su di te incredibili sempre. Ti sei ormai abituato ad ammortizzarle o insomma pesano? No, il primo a darsi delle responsabilità e della pressione sono io, quindi è chiaro che quando ci sono questi grossi appuntamenti c'è sempre un po' di tensione e non è facile, però poi una volta iniziata la gara sparisce tutto quanto e diciamo che sono i minuti nei quali mi trovo meglio, perciò oggi sono stato veramente molto molto bene durante la gara. E ho avuto i soliti problemi che ci sono durante una maratona: stanchezza, un po' di crampi quando si correva un po' più piano, e per questo ho preso un po' l'iniziativa rialzando un po' il ritmo, perché altrimenti le cose stavano andando un po' male. E poi ne avevo e sono riuscito a fare un po' le cose a mio piacimento, prima staccando nei 4-5, poi rimanendo in 2 e poi andando via da solo. Stefano, per chi era quel gesto? Tu fai sempre una dedica quando arrivi, ogni volta è diverso, o non lo so, spiegamelo tu, forse la regia lo può riproporre, hai indicato il pubblico, non lo so. Ma c'era il presidente Arese, erano tutti lì, li avevo già visti al passaggio del giro precedente, perché abbiamo fatto un giro e mezzo dentro al campo e insomma ne avevamo bisogno, ecco, avevamo bisogno di una medaglia d'oro e loro urlavano così forte che non ho potuto che fare immediatamente questa piccola dedica che ci voleva. E invece cosa, ecco il gesto, ecco quello che dicevo. E Stefano, invece cosa hai detto allo stadio? Perché noi qui c'è un'acustica che non ci ha permesso di sentire. Gli svedesi hanno voluto che tu parlassi allo stadio, al pubblico. Ma ho detto che il percorso è stato bellissimo e pieno di gente, nonostante magari c'erano delle condizioni non bellissime, e che oggi è stata una giornata assolutamente perfetta per me, e quindi insomma li ho ringraziati. Speriamo che organizzino delle altre manifestazioni a breve. E per te cosa c'è nel futuro, anche nel domani? Ma io devo lavorare e vivere gara dopo gara adesso, perché a 35 anni non ti puoi permettere di fare tanti programmi come a 25, e il mio obiettivo è quello di arrivare fino a Pechino in buona salute. Credo che questa sia la strada giusta assolutamente, e non si può fare diversamente, insomma. Guardiamo avanti passo dopo passo, sperando che continui a stare così bene, perché quest'anno è stato veramente un anno tranquillo e infatti i risultati sono venuti. Elisabetta, questo attacco è il frutto, prego Franco. Quanto è pentito, se è pentito, di non aver corso la maratona 4 anni fa? Sei pentito di non aver corso, una curiosità di Franco Bragagna, sei pentito di non aver corso una maratona 4 anni fa a Monaco? No, perché magari non avrei vinto né Atene né oggi, cioè con il senno di poi si possono fare tante di quelle cose, ma sicuramente quell'esperienza mi è servita, ecco. E avessi vinto quel giorno magari sarei arrivato più scarico sia nel 2004 che nel 2006, insomma. Anche se le motivazioni ce le creiamo e volta dopo volta. Direi che oggi è andato davvero tutto molto molto bene. Lo dovevo a me, lo dovevo anche, non so, a mia figlia che sicuramente ha guardato. Salutala una volta tanto. Sì, beh, saluto Alessia che sicuramente è a casa che mi guarda. Aveva paura che arrivassi ultimo e aveva detto che avrebbe guardato la gara da sola nella sua cameretta.
credo che non sia stato così. So che ha preparato il podio in casa e niente, finalmente le faccio assaporare un'altra volta il gradino più alto. Perché tu l'hai abituata bene, la prima volta che ti ha visto davvero per tutta la maratona è stata ad Atene, mi raccomando. È stata ad Atene e oggi abbiamo replicato. Sì, si è abituata molto bene questa ragazza. Grazie Stefano. Grazie a voi, ciao a tutti. Da un grande ad un altro grande, Christian Olsson, oro nel salto triplo. Christian Olsson ha battuto Nathan Douglas, Gran Bretagna Marino Prea, con lui sul podio il romeno. Carriera parallela con Jonathan Edwards e adesso Zarabani e l'inizio della giavellotto. 65 metri 64 per la prima, ma la terza si può fare. Lancio discreto, è difficile la situazione perché pedana bagnata. Attualmente il terzo posto a 58 metri 25 della mancina tedesca Annika Sute, molto giovane, anche Zara è molto giovane. 57,91, quarto posto per lei, 57,91 metri. È cominciato a piovere forte dopo che c'erano già stati due grandi lanci. Abbiamo Przemyslaw Czerwinski, il polacco a 5,60 metri, ce la fa, l'asticella balla un po' ma non lo tradisce. Przemyslaw Czerwinski che si raccomanda anche all'asta di fare giudizio come in questa occasione, quando all'asticella, non all'asta. Soddisfatto il suo allenatore. Dicevo del giavellotto, con in testa Barbora Spotakova, la ragazza della Cechia, ha sfiorato il suo primato a 65,64 metri. In qualificazione aveva fatto il primato nazionale del suo paese con 66,12. Intanto Masuryk, l'ucraino, che va su bene. E adesso tocca questo lancio in diretta sotto i 55 metri di Goldie Sayers. È stato con l'asta il 5,60 al secondo tentativo di Czerwinski e il 5,60 al terzo tentativo di Alexander Korfmid. Poi eliminati Laurens Loye, l'olandese, eliminato Maxim Masuryk, l'altro ucraino, quindi Korfmid 5,60. Vincent Favretto, questo è il lancio della prima, Barbora Spotakova, formidabile questa giovane che ha messo il guinzaglio alla gara, proprio perché poi è ancora peggiorata la condizione della pedana, è sempre più bagnata. Primo posto per lei, a scavalcare la tedesca Steffi Nerius, attualmente seconda. Dicevo dell'eliminazione del salto con l'asta, anche Sergei Kucherianov, tre errori a 5,60, errore eliminato Gustav Hultgren, Svezia, tre errori a 5,60, eliminato Vincent Favretto, tre errori a 5,60. Mentre praticamente non fa la gara Al-Haji Yang, lo svedese che sarà fatto male. Intanto vola via tutto, situazione difficile per Spiegelburg. Certamente molto difficile. Tentativo, oltretutto rischia l'eliminazione. È stato già eliminato invece il suo connazionale Lars Bergeling, gara che potrebbe anche essere sospesa. Questo tentativo viene sospeso e si comincia da fra poco, quando verrà ridato lo zero al cronometro. Siamo alla staffetta 4% femminile. E allora vedete, correre ai ripari, cercare di riparare tutto. Dicevamo, cambiato il tempo nel giro di un'ora, un'ora e mezza. Nessun atleta 5,60, molti errori, solo Czerwinski, il polacco, ma adesso staffetta 4%, la prima la femminile, oggi grande conclusione delle staffette, 11 titoli da segnare. E chiaro che con questo vento il primo già segnato, lo ricordiamo per chi, avendo sbagliato completamente, solo adesso ha acceso il televisore, Stefano Baldini, Italia, seconda medaglia d'oro di questi campionati d'Europa per l'Italia.
terza in assoluto con il terzo posto di Elisa Rigaudo nella 20 km di marcia, oltre al salto in lungo Andrew Howe, e poi anche oggi è venuta la soddisfazione per la maratona italiana di vincere la Coppa Europa, una sorta di ufficioso campionato d'Europa per nazioni. Italia sia al maschile che al femminile, due vittorie in Coppa Europa. Certamente qui c'è la Russia, quattro atlete, tutte sotto 11:20, e la Francia in quinta corsia che difende il titolo. Susanna Kallur, una medaglia d'oro, quella dei 100 ostacoli, staffetta con lei. Carolina Klüft, che poi farà la finale del salto in lungo, farà la seconda frazione. Poi Jenny Kallur e Emma Green, specialiste di tutt'altro che la velocità, tutte, ma eccellente staffetta per loro. Susanna Kallur è la campionessa d'Europa, sia al coperto che all'aperto, dei 100 ostacoli, dei 60 ostacoli all'aperto, al coperto. Carolina Klüft è la campionessa del heptathlon. Jenny Kallur è un ostacolista, Emma Green è una saltatrice in alto, ma è molto brava anche su 100 e 200. E qui la squadra francese, molto forti le francesi, con Veronique, le francesi Veronique Mong, Fabienne Béret-Martinel, Adriana Lamal, Muriel Urtis. Gran Bretagna a sua volta forte con seconda corsia Annika Noor, Emma Anea, Emily Freeman, Joyce Maduaka. Credo che con questo vento qualcosa debba essere modificato sul piano dei riferimenti nei cambi, perché il vento è sostenuto. La Francia ieri la migliore in qualificazione, 43-38. Bielorussia, Gran Bretagna, Germania, Ucraina, Francia, Russia, Belgio. Anche il Belgio è una buona squadra. Svezia, partita bene Julia Nesterenko, Bielorussia in prima corsia, la campionessa olimpica. Qui le francesi, francesi forti, sta andando bene la Russia, attenzione a lei, Yulia Gushchina, Natalia Rusakova, Irina Khabarova e Yekaterina Grigorieva. Brutto il cambio, ma vanno via, cambio sporco, cambio brutto anche per Carolina Klüft, che poi cade dopo aver dato il testimone a Jenny Kallur. Russia davanti, Russia-Bielorussia, la Francia malissimo, si ferma, Russia-Bielorussia, la rimonta della Gran Bretagna per la seconda piazza, Russia-Bielorussia per la Gran Bretagna per la seconda, Russia 42-71, Gran Bretagna-Bielorussia vince la medaglia di bronzo, la Bielorussia arrivano in 5, quarta l'Ucraina e quinta la Svezia. Abbiamo detto Franco, la Russia con 4 atleti sotto 11:20 non poteva sbagliare. Deluse per l'errore all'ultimo cambio, fa parte del gioco della staffetta. Certamente le russe le più forti, sarà così anche nella 4x400, pista scivolosa. Abbiamo visto Carolina Kruff dopo il cambio filare fuori, veramente distesa fuori pista sul prato, e allora la Russia che va a vincere, praticamente gli ultimi anni era stata Francia e Germania al comando. Daniel Dosevi rischia l'eliminazione. Riprende la gara in condizioni. Ce la fa! No! Che sfortuna! Mi ha saltato, è stata l'asta a tirare giù l'asticella. Questa è l'impressione, una leggerezza, quasi una sciocchezza per Daniel Dosevi. Vediamo. Il francese fa compagnia a... E qui l'errore. L'errore delle tedesche. Tedeschi, e qui l'errore state... delle francesi. Se riusciamo a rivedere quell'errore nell'ultima immagine che abbiamo tagliato, Mirella Urtis strilla e con lei strilla anche Adriana Lamalla. Non finisce la Francia, vince la Russia 42-71. Si è fermata ovviamente alla fine della zona cambio, mette le mani sul viso Mirella Urtis, che ha perso praticamente tutto in questi campionati del mondo. E qui è un giavellotto, non è un'asta, anzi un'asticella. Tanta rabbia per lui, ma è l'asta, l'asta questa. È l'asta. Il giudice ha preso anche spavento. Vediamo se c'è stata l'eliminazione. Sì, Spiegelburg eliminato. Carolina Klüft finisce a terra, pelle di leone per lui, per lei. E dicevo, Spiegelburg eliminato. Riusciamo a rivedere la fine del salto di Daniel Dosevi. L'impressione era che fosse stata l'asta ad abbattere l'asticella, quindi una leggerezza per lui, un'ingenuità. Russia 42-71, medaglia d'oro. Yulia Gushchina, Natalia Rusakova, Irina Khabarova e Yekaterina Grigorieva. Secondo posto medaglia d'argento per la Gran Bretagna, Annika Onuera, Emma Anea, Emily Freeman, Joyce Maduaka. Bielorussia, medaglia di bronzo sorprendente, Yulia Nesterenko, Natalia Safronikova, Aliena, eccolo qui, Neomerzitskaya. La più debole era in ultima frazione, Oksana Drahun, è stata scavalcata. Vediamo. No, no, non poteva essere, no, no, errore suo, chiaramente non poteva essere l'asta a
basta, molto più basta, siamo a 5,60, non esistono 5,60, fra un po' 5,75 non esistono aste così lunghe. Intanto Matti Mononen, super Matti, come lo vediamo il suo tatuaggio, e qui l'abbraccio delle belghe che a loro volta non hanno finito la gara, non hanno finito le tedesche, le belghe e le francesi. Hanno finito in 5/5 con un discreto 44-16 la Svezia, pur con qualche cambio così così. Ce l'ha fatta la Bielorussia per il podio, aveva una staffetta, fosse stata una 3% sarebbe stata da medaglia d'argento. Con l'ultima frazionista che hanno arrangiato, hanno difeso la medaglia d'oro. Matti Mononen, 5.65, primo tentativo alla nuova quota, ce la fa, no, ce la fa, resta su l'asticella, non lo beffa, ed è risultato importante in queste condizioni, soprattutto perché fatto alla prima potrebbe anche aprire una strada verso il podio. Misure piccole piccole ancora, ma le condizioni sono terribili. In fase discendente una fortuna esagerata, palla all'asticella, salta, fa quasi il doppio salto mortale. Attenzione a Corin Nokluft che è in ritardo. L'errore di Jenny Kallur, che è partita prestissimo e poi finisce a pelle di leone rischiando di farsi male, la eptatleta. Cambio schiacciato invece con Emma Green, mentre fila velocissima la squadra. Ecco l'errore delle francesi, l'errore delle tedesche, tutte mani sul volto. Ha dovuto anche un po' rallentare l'ultima frazionista russa, Yekaterina Grigorieva, per evitare l'errore del cambio. Molti, ed ecco secondo, terzo posto. Molti errori, pista bagnata, freddo, vento che mette in difficoltà sui cambi, l'abbiamo detto, bisogna tenerne conto. E ora attenzione, adesso è quinta Zarabani intanto in classifica col suo 57-91. C'è stato un 61-33 molto buono della danese Christina Shervin, c'è stato il 64-60 di Steffi Nerius in apertura alla tedesca. Momento delicato ed importante, dai Giuseppe. Il secondo salto, ha fatto 5,50 la prima prova, qui siamo a 5,65. Aia. Ovviamente la situazione è difficile perché ci sono raffiche di vento, il tempo c'è per recuperare. Raffiche di vento, acqua, tempo difficile, bisogna, è un vero e proprio rebus. Lo scorso anno accadde cosa simile, vinse Rens Blom l'olandese, quest'anno assente per infortunio, e fu quinto a pari merito con altri, Giuseppe Gibilisco. C'è ancora margine di tempo per lui, asciuga le mani, pugnatura difficile, eliminazioni già eccellenti in questa gara. In questo momento classifica parziale, Gibilisco è quarto a pari merito con Alex Everbuck. 5,65, veloce, veloce. Aia. Un errore il primo, dopo al secondo salto. 5,65 nel gioco anche da scacchista di passare una misura piuttosto che saltarne, che affrontare l'asticella in un'altra. Ha scelto i 5,65 Giuseppe, farli alla prima prova per Matti Mononen è stato fatto importante. Ecco Vitali Petrov avvicinarsi, strillare qualcosa, strillare non è solito, è sempre molto misurato Vitali. E qui Tim Lobinger, colui che aveva espresso giudizi, che dire poco lusinghieri e eufemismo, su Giuseppe. Lobinger, che era stato rimproverato, criticato dalla stampa tedesca tutta, lui che una volta aveva scagliato lontano l'asticella ed era stato multato per questo, salvo poi firmarla con il suo autografo, vendere, si andò ad una vendita e ad una distribuzione di per beneficenza di quell'asticella. Un'altra volta a Monte Carlo, in occasione della finale dell'Atletica Mondiale, prima un salto considerato nullo in cui aveva risistemato con l'impugnatura della mano l'asticella sui ritti, considerato nullo, il salto successivo riuscito su misura più alta, si era abbassato i pantaloncini mostrando il sedere ai giudici e alla tribuna, venne anche lì multato Tim Lobinger, che adesso va per il 5,65, primo tentativo per il tedesco, il favorito in pedana. Bravissimo, perché riesce anche ad essere estremamente veloce nello svincolo, è una consuetudine sua questo lasciare l'impugnatura all'ultimo ed essere rapidissimo nel portare la mano destra al di là. Eccolo qui il movimento, voilà,
sfiora tutto, ma va a 5,65 al primo tentativo, cosa importante. Dicevo, 4 anni fa venne criticato e praticamente censurato dalla stampa tedesca, perché durante la conferenza stampa con la vittoria di Alex Averbuch, il russo naturalizzato israeliano, tutto questo accadeva a 30 anni dall'eccidio di Monaco di Baviera, con la strage degli israeliani ed anche i terroristi di allora, palestinesi. 30 anni da allora, conferenza stampa, tutte le domande per Alex Averbuch, che era in lacrime perché aveva perso da poco il papà allenatore, tutte le domande per lui. A un certo punto il tedesco Tim Lobinger si alzò e se ne andò, chiedendo lo facesse anche l'altro tedesco Lars Bergeling, che lo guardò e dice: vai tu se vuoi. Ecco, il giorno dopo tutta la stampa giustamente ce l'aveva con lui. Andiamo con Romain Menil, subito dopo avremo pubblicità per Rai 2 ed invece ancora cronaca su Rai Sport Satellite. Menil molto alto e in 3 al primo tentativo a 5,65, misura che può fare la differenza se saltata. Ci fermiamo per un attimo. Ed anche di camera di Giuseppe Gibilisco, accadeva anche nel 2003 quando Giuseppe vinceva e Andrea Longo finiva quinto nella finale degli 800. Vuole tifo, 5,70, questo è il primo tentativo dei due a disposizione dopo aver sbagliato a 5,65. Può raddrizzare la gara anche se Averbuch non ha commesso errori. 5,50, piccolo azzardo se si vuole, e poi 5,70 per Averbuch, che 2002 campione d'Europa, 2006 è davanti a tutti. Giuseppe Gibilisco, 5,70. Non era parso deciso, non era parso assolutamente deciso. C'è qualcosa che non torna dal punto di vista tecnico in una situazione comunque difficile. Acqua, vento, raffiche e 800 metri, la finale. E il Gibilisco rimane un solo salto, ma ora gli 800 metri con Andrea Longo, bravissimo nella semifinale, tornato il grande Andrea Longo che tutti ci aspettavamo, ha guadagnato una finale, certamente oggi può avere la sua giornata importante, tutto è possibile per l'italiano. Andrea Longo, eccolo, corsia 8 per lui. L'atleta padovano di Pionsacco, Fiamme Oro, periodo non facile per avvicinarsi a qui, anche qualche problema extra sport, nel senso che sta portando avanti quella lunga battaglia anche per il recupero di qualche quattrino, per, ricordavate, era stato squalificato per doping, ma ha intentato causa all'azienda produttrice dell'integratore con dentro il nandrolone non dichiarato, e questo le ha tolto anche concentrazione e altro. Ragazzo tenace, duro, capace, è stato molto bravo a leggere tatticamente la semifinale e ha dimostrato di avere piedi buoni e la capacità di attendere, questo in semifinale, quindi meno precipitoso di un tempo. Corsia 1, Miguel Quesada, Spagna, in 2, Michael Rehnberg, Gran Bretagna, in 3, Florent Lacasse, Francia, il più forte come tempo quest'anno, Dmitris Milkiewicz, Lettonia, ma anche il leader stagionale Yuri Bozakowski, il campione olimpico che ha rinunciato a questi europei. Ottimi tempi anche per Bram Somma, Olanda, che era la corsia 5, adesso tutti alla corda. David Figen, il lussemburghese, Sam Ellis, Gran Bretagna, e Andrea Longo, Italia. Francesco Panetta, è piaciuto molto in semifinale. Sì, si è mosso bene, è stato molto bravo, molto concentrato, cosa che dovrà fare anche oggi. Dovrà stare attento soprattutto a quelli che potrebbero essere gli uomini che gli potrebbero cavare le castagne dal fuoco, tipo Somm, che sta passando adesso all'esterno, Lacasse. Cambia la trama in questa finale, perché Dmitris Milkiewicz, che stavolta non ha le lepre che tengano alto il tempo, decide di fare tutto da solo, togliere cioè le castagne dal fuoco a se stesso. E Bram Somm passano in 53 e Andrea Longo è lì, vai Francesco. Sì, bisogna stare attenti, come dicevo, a questi che ti possono togliere delle problematiche. Anche Quesada, che in questo momento sta transitando ultimo, ma che si è mosso nella semifinale in maniera egregia. Bisogna aveva stare vinto attenti la semifinale con Andrea Longo, all'esterno adesso passa il lussemburghese David Figen, arriva Florent Lacasse. Bisogna stare attenti alla cassa, bisogna seguire. Arriva la cassa. Andrea, arriva, resta su proprio su Florent Lacasse. Davanti c'è Bram Somm, Florent Lacasse scivola agilmente in posizione d'avanguardia, ci sono i due giovani inglesi, Michael Rimmer, e adesso cerca spazio Andrea Longo per la rincorsa, cerca spazio per la rincorsa, davanti David Figen perde
Andrea Longo, attenzione, Bramson all'interno, Bramson, David Figgen finisce il settimo. Andrea Longo, una gara strana con tanti, poteva esserci anche Sam Ellis che non ha trovato spazio, aveva la condizione. Bramson, una gara alla fine lenta con tanti, tutti vicini, non ha trovato la giusta sensazione di freschezza nel tratto finale. Andrea Longo, troppo lenti, Franco, per provare, sì, ma in semifinale erano comunque lenti, alla fine tutti molto vicini. Vediamo Bramson, titolo europeo per lui, eccolo, 1:46:56, non grande tempo. Secondo posto, sono arrivati veramente vicini, secondo posto per Figgen, quindi potrebbe essere, sì, eccolo, David Figgen ha perso di soli 3 centesimi. Il Lussemburgo dopo Trond Bartel torna dopo tanti anni sul podio. Bartel anni 50 è sempre 800. Trond Bartel deluso. Andrea Longo gli è passato a fianco proprio Bram Som, che gli ha dato, no, non era Som, era un altro medagliato, gli ha dato pacca sulla spalla. Ce l'ha fatta Sam Ellis, ma Sam Ellis lo rivedremo al rallentatore nell'immagine laterale, ha perso una grande occasione perché poteva anche vincere, è arrivato vicino ma non ha trovato lo spazio, ha bussato ma ovviamente nessuno ha aperto. Ed ecco qui Steffi Nerius, vediamo, Michael Rimmer spinge Bram Som, buon lancio intanto della tedesca che non si migliora però. E guardiamo questo finale, guardiamo questo finale, non trova la giusta sensazione di freschezza Andrea Longo, guardate l'inglese nel mezzo, spinge Bramson passando all'interno, poi Dmitris Milkiewicz beffato per il terzo posto da Sam Ellis, sono finiti tutti in un fazzoletto, lontano comunque da questi. Andrea Longo, è comunque incredibile farsi passare all'interno, io non riesco a concepirlo. Eccolo qui con Ellis che sembrava averne di più, forse da questa immagine si vede, l'inglese dietro col 403, non trova lo spazio, Milkiewicz si sposta, Bramson all'interno, ha vinto Bramson con 1:46:56, Olanda secondo posto per David Figgen, Lussemburgo 1:46:59, poi Sam Ellis, Gran Bretagna 1:46:64, poi Dmitris Milkiewicz il più veloce, non ha trovato spazio sul podio, non lo troverà più tardi durante la premiazione 1:46:70, poi quinto Miguel Quesada che aveva impressionato in semifinale ma ogni giorno in una gara diversa, spagnolo 1:46:91, Florent Lacasse Francia 1:46:95, settimo Andrea Longo Italia 1:47:11, ottavo Michael Rimmer Gran Bretagna 1:47:66, eccola là, è riuscito a fare anche due appoggi sul prato, è riuscito, è stato costretto a fare due appoggi in questo momento sul prato perché non trovava spazio. È incredibile, è riuscito a infilarsi in un buchino. E guardate l'inglese dietro che probabilmente senza questo ritardo nel sorpasso avrebbe vinto. Riesce a conquistarsi la medaglia di bronzo. Gara non straordinaria per contenuti ma comunque bella, ha finito settimo posto. C'è un po' di delusione sicuramente, o forse tanta, in Andrea Longo. Tanta presenza Steffi Nerius, 63.09, non si migliora, rimane il suo 64.60 in seconda posizione di classifica. E adesso Barbora Špotáková. Più corto questo lancio per lei che è in testa alla gara con 65.64, secondo posto per Steffi Nerius, attualmente Zarbani è ottava, quindi ammessa ai 3 lanci di finale. 57.91 per lei. Terzo posto per Kristina Schervin, ancora sorprendente, brava, la quarta dei campionati del mondo dell'anno scorso, la danese che in quell'occasione fece il primato nazionale, quindi si dimostra estremamente agonista, grande agonista, estremamente brava nelle occasioni importanti. Špotáková con 62.14, Nerius poco fa 63.09, resta seconda. Mercedes Cilla è quarta, la spagnola 59.63, l'ultimo è stato lancio nullo. Qui sono le lunghiste. Elisabetta Caporale. Con Andrea Longo naturalmente molto amareggiato, Andrea, quel passaggio esterno evidentemente non ha funzionato, non è più trovato nelle gambe quello che era necessario per ricercare, per andare, per stare davanti. Ci credevo e si è visto fin dall'inizio che ci credevo. Forse dovevo ascoltare me stesso e non gli altri che mi hanno detto di andare all'esterno, l'altro giorno avevo fatto così ed era andata bene, adesso ho perso 3 metri e sono stati decisivi per la medaglia. Per portarti nell'esterno hai perso terreno. Ho dovuto rallentare i 600 che ci siamo toccati e fare il giro largo, la seconda volta in giro di 100 metri la paghi, ho perso 3 metri e dopo i giochi erano già fatti purtroppo.
Peccato, abbiamo visto un Andrea Longo ritrovato in semifinale, avevi ritrovato le motivazioni, tutto l'entusiasmo. Ma io sono contento anche per la finale, perché alla fine me la sono giocata dall'inizio alla fine, più di questo non si può fare. Onore a chi arriva davanti, certo che questa volta ci è mancato poco. Grazie Andrea. Rammarico ce n'è sicuramente, perché è un'occasione persa. Mancava il super big Yuri Bozhakovsky e ha vinto Bram Som, ma un altro che deve rammaricarsi, oltretutto il personaggio nuovo di zecca, è Sam Ellis, che sembrava averne più di tutte ma non ha trovato proprio lo spazio. Non c'è stato come per la semifinale di Andrea Longo. Intanto lancio a ridosso dei 60 metri di Cristina Oberkföll, che però tra le prime c'era già, 59-59 aveva in precedenza ed era quinta. Ricordo Zarabani che lancerà tra 2. Siamo ormai al dolce e alla frutta di questi campionati europei di Gotemburgo. Nel gioco dell'animazione di contorno a questi campionati si chiama il pubblico, lo si fa divertire anche con qualche gag. Michaela Ingberg intanto pericolosa per Bani, perché è dietro a lei e ha nelle braccia le misure che per ora ha lanciato Zara Bani, attualmente ottava. Oberdorf Chiestina si è migliorata di qualcosa, 59-60, pochissima tratta, un solo centimetro, rimane in quinta posizione. E qui Michaela Ingberg, la finlandese, due sono le finlandesi in questa finale, attualmente lei è decima. Attenzione intanto che Giuseppe Gibilisco ha deciso di tenere l'ultima prova per la quota superiore 5,75, gioca a 5,75. Averbuch ha deciso di passare, Averbuch è primo con 5,70, Tim Lobinger e Romain Menil secondi a pari merito con 5,65, ha fatto la prima. Tra l'altro Menil ha sbagliato 5,70 e tiene le misure per la quota successiva. Stesso discorso per Matti Mononen, che è quarto. Gibilisco attualmente è settimo. Ingberg rimane sotto Zarabani. Allora va quasi a concludersi il terzo turno di lancio, ancora due lanci. Czerwinski, ha perso l'impugnatura, c'è il rischio davvero di farsi male. Pista bagnata, asta pure, impugnature non facili per Przemyslaw Czerwinski. Ha perso l'asta e si è anche fatto un po' male questo atleta polacco, allenato dallo stesso Halinichenko, che allena le polacche, soprattutto Monica Pirek, ieri seconda battuta da Jelena Isinbajova. Si è visto bene, ha perso la stretta dell'asta, proprio le mani non hanno più tenuto. Questo l'ha detto Zarabani. Secondo errore per Czerwinski a 5,70, terrà adesso l'ultimo tentativo per 5,75 come Giuseppe Gibilisco. Zara è ottava, meglio incrementare, perché poi toccherà a tre atlete dietro a lei e quindi è pericolosa la situazione. 57,91 per lei. Dovrebbe un metro in più per guadagnare 2-3 posizioni. Non arriva al metro in più. E allora c'è il timore di perdere l'appuntamento con i primi 8 posti, decide di annullare Zarabani. Attualmente la prossima sarà Goldi Sayers, che è undicesima, poi toccherà Rumiana Karapetrova, Bulgaria, che è dodicesima, e poi a Paula Tarvainen è finlandese, che è decima. Queste tre possono mettere in difficoltà i primi 8 posti, l'ottavo anzi di Zarabani. Tocca a Giuseppe. Siamo a quota superiore a 5,75. Gibilisco è settimo in classifica grazie al suo 5,50 alla prima prova. Molte eliminazioni, condizioni davvero difficili. Altri però sono riusciti a domare queste situazioni, come Alex Averbuch, che sta per bissare, potrebbe farlo, il successo del 2002. Vedete questo? Intanto Al-Haji Yang, lo svedese, che sembrava essersi ritirato, mancano 9 secondi, ultimo tentativo, stavolta a 5,75, può riprendere per i capelli la gara oppure no? No, eliminato Giuseppe Gibilisco, settimo in questa finale, a meno che di
di altri che riescano a saltare, che attualmente gli erano dietro in classifica. Certamente c'erano le speranze di Giuseppe Gibilisto per questo ripescaggio all'estremis, se l'atleta quest'anno ha dimostrato di valere. In una gara abbiamo detto all'inizio, intanto Vitaly Petrov, Colorano Toz, che è stato atleta di 400 ostacoli, non è andata bene, ed è consigliere federale, è stato eletto dagli atleti. Ed è un po' dispiaciuto Vitaly dopo le buone prestazioni ieri di Elena Isinbayeva. Tanto è iniziata anche la finale del salto in lungo femminile. Molto russa questa gara e comincia subito Lyudmila Kolchanova. Kolchanova a questa misura, c'è il 6,54 di Adil Anton, il 6,49 di Tündevasi. È un buon salto, la gara appena iniziata. È un salto iniziata. Da medaglia. È un salto ovviamente da medaglia, ha preso un vento di più 1 e 3 e dunque 4 le atlete che hanno saltato.